Ma è suo questo sandalo? Ma certo, e anche questo è mio. Se lo tenga. Guardate, ragazze, sembro Poppea. Ma che sembri una papera. Ma Angela, chi crede d'essere? La Bertina. Oh, davvero, piantarci così in asso. E capito? Un uomo! Un commendatore! Le graziose bambine! Fuori gli estranei! Ma io non sono un estraneo, no, signorina, io sono un amico dei padroni di casa. Ma sul mio cammino non ho trovato che questi due sandali e tre graziose, belle, intimorite signorine. Dottore! No, senta, signorina, mi dica piuttosto dove sono i padroni di casa. E cosa diavolo sta capitando qua dentro? Indovini. Non so. Ah, ci sono! Ci sono! Vi mascherate per una festa di beneficenza, no, eh? Ma il se non indovina le diamo un bacio! Accettato, accettato! Vi mascherate per un ballo, allora! Acqua. E allora ci sono! Un concorso folcloristico! Acqua. La festa degli alpini! Acqua. Ah, ho trovato finalmente una rappresentazione teatrale! Fuochino, fuochetto! Glielo diciamo? Sì, cinematografia. Cinematografia? Ma come, dove? Qui, oggi. Noi attrici. Verrà un metteur en scène. Ma scusate, ma allora è una pellicola in costume? Ma silenzio. Specialmente col signor generale, capito? Se lo va a dire a papà, la sfido a duello. Sono figlia di un soldato, io. Qui no, un centurione, allora. Ma perché questa pellicola, eh? È un segreto, mistero. Pazienza, figliuola mia, se la sarta tarderà, si ripiegherà la meglio. Se la sarta tarderà, non si ripiegherà un bel niente. Oh, caro commendatore, come mai lei qui? Cara contessa, io ho saputo tutto, qui state organizzando delle cinematografie e non mi si dice niente, eh? Un procuratore del re non abbiamo usato. A riposo, così avrebbe potuto trovare una nuova occupazione. Angela! Lo vedi? Tutte sono pronte, eccetto me. Ma contessa, mi spieghi? Ah, ma lei è un pochino troppo curioso, caro commendatore. Sì. È stata Giulia che ha parlato con mia figlia di fare questo piccolo film. E la signora contessa, sempre buona, ci ha messo a disposizione la sua villa. Un loro amico conosceva il signor Tepozzi, il celebre artista, e lo ha pregato di venire qui a dirigere. Lo stiamo aspettando. Però, ma perché tutti questi misteri? Perché presto sarà la festa di papà e vogliamo fargli una sorpresa. Siccome l'hanno richiamato in servizio, abbiamo pensato di offrirgli un film di azione militare, Il ratto delle Sabine. Ah, per vinti, se l'avete saputo, avrei proprio brigato per avere una particina anch'io. Sì, ma io un magistrato, commendatore. Beh, un magistrato, ma anche uomo, è virile, no? E poi ce lo crede che non saprei rapire anch'io? Caro conte! Oh, magnifico! Perché anche lei prende parte alla cosa? Sì, alla cosa, ma purtroppo nella parte di un vecchio tiranno. Non ti si poteva dare certo la parte di amoroso. A sentire mia moglie, io sono un vecchio decrepito addirittura. Perché, scusi, contessa, ci sarebbero libere parti di amoroso? Perché lei si sentirebbe? Sì, signora, mi sentirei. No, eccolo qui l'amoroso che arriva. Questo. Ho portato il costume. Buongiorno. Attento! Buongiorno. Come va, dai? E lei, scusi, dovrebbe fare l'amoroso? Ecco, veramente, nella vita non... Ma per la scena mi faccio coraggio. Presto, a vestirsi. Accompagnalo tu, Giulia. Sì. Senta, io vorrei un costume anch'io, perché proprio così, vestito, mi sembra di essere nudo. Ma non esageri. Ma peggio che nudo. Mi sembra di essere di un altro pianeta addirittura. Ma possibile che non mi si possa trovare una particina? No. Tutto è distribuito. No? E anche io, nella parte del vecchio tiranno, mi sento fuori posto. Vabbè, ma potrei fare l'aiuto tiranno. No, i tiranni non hanno mai avuto aiuti. Lo dice lei, se no come avrebbero potuto resistere? Beh, insomma, io sono un tiranno senza aiuti. Vabbè, ma un piccolo aiuto, un aiutino. Le dico che mi sento così poco convinto come vecchio tiranno. Come vuole che chieda un aiuto. Eccoci, in perfetto ordine. Le conosce i coniugi Trezzi, il commendatore Borsari? Piacere, loro rappresentano? Sabini, marito e moglie. Io tradisco lui con un romano. Ah, io non me ne accorgo. Ah, non saranno parti molto difficili. No? È arrivato il signor Tepozzi. Il signor Tepozzi.
Prego, prego. Avanti. Molto onorata. Siamo tutti onorati. Ecco il celebre signor De Pozzi, che noi tutti conosciamo per averlo visto mille volte nelle cinematografie. E che ci fa l'onore di dirigere noi, infimi dilettanti. Come vede, siamo già pronti. Eccetto me. Il signor Dari, il suo amico, è a vestirsi. Aspetteremo. Ma per lei il tempo è prezioso. Tanto più prezioso quando lo si passa tra belle signore. Grazie. Prego, si accomodi. L'idea di una cinematografia fatta così per divertimento mi pare molto buona. Sì, poi la si potrà sempre proiettare per beneficenza. Tanto più che ormai sono cose troppo vecchie, superate. I tè, i concerti, i balli promossi per lenire tanti strazianti dolori. Non ci si diverte più. Un film invece piace sempre. Beh, certo. La grande arte cinematografica piace a tutti. E specialmente se eseguita da una celebrità come lei. Bisogna avere infatti doti speciali. Io lo confesso, faccio delle vere passioni. In cinematografia. Non ci sei tu sola, sai. Chissà quante vite e quanti romanzi. Certo che noi... Vabbè, ne sappiamo qualche cosa. Dica. Segreto professionale. Signora Contessa, la Sarda. Oh, finalmente. Buongiorno. Andiamo, signorina, lei ci ha fatto stare in grande aula. Scusi, se la vado, dovuto aspettare la chiesa delle 14 e allora... Almeno così potremo stare insieme, signorina Giulia. Ma se lo sa papà. Oh, tanto meglio, dal momento che non vuol concedermi la sua mano. Capirà. Papà è un soldato. Lei alla leva fu riformato. Riformato, eh? Sfido io, eravamo in pace. Ma adesso con la guerra sono rivedibile. E come mi farò rivedere? Ho un torace e io dovrebbe vederlo suo papà che torace. Ma non si scorda. No, guardi, cicchino. Signorina Giulia, lasci che io le dica tutto il mio amore per lei. Va bene, ma più tardi parleremo di questo. Beh, più tardi. Lei sa che è per lei che... Lo so. Ma via, vestito così parlare d'amore. Signorina Giulia, è più forte di me. Devo dirle che io l'amo. Va bene, ma più tardi, quando sarà vestito dei suoi panni, allora sì. Ah, bel risultato. Eccomi pronto. Carina. Sì, carina. Tutto carino qui, lei, il vestito, la sarta. Io credo che la signorina potrebbe riuscire molto, molto bene anche in lavori cinematografici. Ma per carità, cosa dice mai? Io sì che ho visto il signore tante volte al cinematografo. È proprio preciso, quale. Ah, sì? Sì, lo confesso, mi piace molto. Il cinematografo, Ma vederlo però, non farlo, perché sì. Farlo, oddio, mi vergognerei. Peccato, è un vero peccato. Vogliamo andare? Ma andiamo pure. Sì. Permesso? Tanto più... che siamo schiavi, schiavi della luce. Permettete. Quali quadri faremo allora? Ho qui il soggetto. Vedo che c'è come un rapimento. È il punto principale. Faremo quello. È mia la trama. Bene. Ma la vera creazione avviene ora. Permette Borsari, procuratore del re a riposo, senza parte. Come? No, dico, non mi hanno dato parte nella pellicola. Proprio una dimenticanza, si vede. Ma però ho saputo che, insomma, ci sono dei rapimenti. Sì. E siccome modestamente io sono molto abile in queste cose. Decente, se lei crede. Decente, ma il rapitore l'abbiamo già. Vabbè. Chi è il rapitore? Io. Potrebbe rapire in due, no? In due si rapisce molto meglio. E va bene. Farà l'aiuto rapitore. Grazie, come mi metto? Si metta. Come vuole, gli aiuto rapitori non hanno epoca. Sì, vogliamo cominciare. Cominciamo subito. Ma se intanto vogliono delle mie fotografie. Scusi, una anche a me. Ma sa che lei ha una maschera? Thank you.
Resti pure, non disturba. Scusi, sa, grazie. Scusi, sa, se mi sono permessa. Vedo qui tanti ritratti di signore. Ah, mie amiche. Conoscerà certamente tutte quelle che si servono dalla signora Lenzi. Ah, sì? Ma conosco anche qualcuno di questi ritratti di uomini. Ah, sì, i nostri amici. Già. E che questo? Questo lo conosce? No? No, questo è del generale Torre, il papà di una delle ragazze che ha visto qui. Bene, bene. E questo signore qui? Un amico di casa. Ah, ecco perché ne ho visto un'altra fotografia di là. Oh, sì, ne abbiamo varie. E questa è di molti anni fa? Non so, di 2 o 3 anni, credo. Le interessa molto, a quanto pare, vero? Ah, no, così. Sa, siccome lo conosco anch'io. Guarda. Adesso è in Francia, per affari. Sì. Almeno così ha detto lui. E lei lo conosce molto bene? No. Ah, oh. Siccome mi ha chiesto di lui con tanto interesse. Credo. Ci ho messo lo stesso interesse che ha messo lei nel chiedermi se lo conosco bene io. Silvio Tosi. Sì, Silvio Tosi. Ingegnere. È ingegnere lui? Oh, un bel capo. Un bel capo? Come sarebbe a dire? Non posso rallegrarmi con lei di conoscere questo Don Giovanni da strapazzo. È arrivato l'attendente del signor generale Torre, ha portato una lettera e attende risposta. Bene, dite al soldato di venire avanti. Se disturbo... No, prego, rimanga pure. I miei prospetti, signora Contessa. Filippo, come va? Grazie, benissimo, signora Contessa. Gli ha mandato il generale? Ah, sì, signora, è un ordine. Cioè, prendi l'automobile e vai dalla signora Contessa a portarci questa lettera. E fai la strada così e così, poi volta di qua e di là, poi vai, fino al portapacchi. E io l'ho ascoltato come di dovere e poi ci ho detto che tanto la sapevo già perché ci sono venuto ancora qui. È vero. A portare le lettere da parte del signor ingegnere. Già. Quelle. Prima di dare una risposta al vostro padrone, devo sentire gli altri. Sì. Vuoi sapere che ora Giulia tornerà a casa? Questo a riguardo della prima domanda sarà. Perché ce n'è un'altra? No, almeno, siccome l'ordine sarebbe di tornare con 2 risposte, in virtù di ciò, se tanto mi dà tanto... Ah, già è vero, Filippo, hai ragione, la lettera non è finita. Ah, su questo poi non saprei rispondere così a tambur battente, non so, sentirò. Intanto voi aspettatemi qui. Sì, grazie. Accomodatevi. Ma veramente io... Sedete, se ve lo dico io. Ma allora, col suo ben esplicito, se permette. Lei è una brava sarta. E se vuole maggiori informazioni su quel signore là, quel soldato lo conosce molto bene anche lui. Ma io non sono curiosa. E voi aspettatemi qui. Sì, signora, io non abbandono il posto. Sedete. Sì, facci pure i suoi complimenti che... Qua. No, prego. Forse io... La impaccio, signorina? No, prego, è come se non ci fosse. Beh, no, magari per esserci ci sono. Anzi, se mi permette, ci vorrei fare i miei complimenti. Non saprei per cosa. Ho sentito che è una sarta tanto brava. Perciò, complimenti. Se non fossi militare, le chiederei di farlo anche a me un bel vestito. Ma siccome militare. E poi non farei mai un abito a un uomo, io sono sarta da donna. Ah, beh, ciao, peccato. Essere militare? Anche essere uomini, di conseguenza. Oh, è troppo difficile la moda maschile. Ma per noi soldati è facilissima, sa. Divise in mucchio, tutte lì, vai là, ti guardano con un'occhiata, ti misurano, te ne danno una e la moda è bella fatta. Però la vostra vi sta bene. Beh, insomma, adesso... Che l'ho rinforzata tutta con le spille.
Quando me l'ha data era lunga di maniche e poi era così larga che ci stavo dentro anche sdraiato. E vi dispiace di non poter fare il bel figurino, eh? No, ma non è mica per questo, non ci tengo mica, no. Ma siccome come ordinante, come attendente del signor generale, non posso mica andare in giro come gli altri soldati, insomma, militari semplici, poi. Allora cerco di essere all'altezza del suo grado, per modo di dire, perché magari lui proprio come gradazione sarebbe anche superiore di me, ma... Però c'è molta confidenza fra noi, siamo come fratelli, il generale e me. A me, per esempio, dice tutto. E se non mi dice tutto, so tutto lo stesso. Per modo che voi sapevate che cosa contiene quella lettera? È così abituato a dettare forte ai subalterni? Ah già, i subalterni sarebbe i sottostanti di lui. Quelli che, insomma, contano meno, capisce? Sì, capisco. Ecco. Che quando scrive da solo, si detta così forte che sento anch'io e so tutto. Ciao. Per modo che la seconda domanda nella lettera alla signora Contessa? Ah, ecco, sì, sarebbe in proposito se ci aveva una cameriera per la famiglia sua di lui. Sai, sono favori che si fanno vicendamente tra di loro, insomma. Ah, perché sono intimi tra di loro i Torre con i Conti Berri? Oh, questo, intimissimi. Sì. Specialmente il marito della figlia più grande del signor generale, quello intimissimo di più. Ah, perché la figlia più grande del signor generale è maritata. Sì, ma maritata, proprio legalizzata, con il marito suo, che sarebbe l'ingegner Silvio Tosi. Che? Come? Ecco, c'è Silvio Tosi. Perché? Cosa c'ha, sta male? Io? La niente. Ah, beh, perché? No, il marito è proprio Silvio Tosi? Sì, almeno. Questo? Beh, perché? Sì, precisamente. Qui è più giovane ancora. E adesso non è qui, no? No, adesso sta in Francia. Ah, e abitano con il signor generale? Sì, altro che... È lui che tiene su tutta la baracca. Ma è proprio questo? Questo... Questo qui, sì, questo. È sempre lui. Se non l'ha cambiato adesso, a mia insaputa. Allora. Prima mi avete detto che voi portavate delle lettere qua del signor ingegnere alla signora Contessa. Sicuro? Le avete portate molte? Beh, insomma, adesso più. Ed è perché in Francia? No, perché adesso loro... Oh, ma sa che è una bella curiosa lei, eh? Beh, si fa così per parlare, no? Lei deve aspettare la signora Contessa, io la corsa è così, siccome nessuno arriva, così si chiacchiera, no? Beh, insomma, a me, finché passo il tempo con lei, non mi dispiace di come lo passo, Galante? No, la fanteria. Sì, voglio dire, vi ha fatto scuola il padroncino? Chi è? Ah, sì? No, ne saprei delle belle imparare da lui. No, fa certe figure con le donne femminili, lui che... Oh, io questo no. So io quello che dico e lo so. Davvero? E... Dite, su, dite. No, potrei anche sbagliarmi adesso. Oh, ma voi difficilmente dovete sbagliarvi. Siete intelligente voi. Io? Il generale dice che sono un po' scarso di comprensione, ma... Però non occorre mica essere generali per capire certe cose, no? Doveva vedere la signora Contessa alle prime volte, alle prime lettere, tutta allegra. Oh, bravo Filippo qua, bravo Filippo là. E poi mi mandava giù in cucina a mangiare, bere, proprio senza parsimonia, insomma. Sì. Tutto. L'ultima volta invece è andata di là e poi è tornata con una lettera e una faccia lunga fino in terra. Mi ha dato la lettera. Indi se ne andò. Senza mandarvi in cucina? Niente, non mi ha mandato neanche una parola. Ci sono dovuto andare di mia spontanea volontà. E quando è successo tutto questo? Sì che io c'avevo la mantella d'inverno. D'inverno. 5 mesi fa. Eccola. E adesso scommetto che sei innamorato di un'altra, eh? A chi? Signor ingegnere. Ah sì, sa. Ah, certo che mi dispiacerebbe per quell'altra. Ah sì? Ah, con una testa come la sua. E il signor generale lo dice sempre, dice, premio, quel mio
geranio, genero lì, che sarebbe il nuoro, insomma, che razza d'un cane che lei, perché il generale in cuor suo si era accorto della faccenda che era accaduta. Ma aveva ragione, aveva ragione lui, no? È sicuro, per pensare che c'ha perfino moglie. Ma sicuro, è a moglie, e inganna lei, le inganna tutti. Eh già. E quando è stufo di una maritata ne sceglie un'altra ragazza, dando magari a intendere che è libero come l'aria. E lui fa di queste belle cose? Che mostro! Ma fatali a prendersela così. Via. Si vede che c'è proprio un buon cuore lei. Se non vi meravigliate, se sono un po' commossa, ecco, se mi vedete muovere... No, no, ho capito. Poi marcia benissimo. No, se mi agito così è perché... È perché a una mia amica è successa la stessa cosa, sa? Io ero la sua confidente. Capisco. E un tale aveva tenuto nascosto alla ragazza di avere moglie. E magari la ragazza, c'è cascata. Sempre così succede, storia vecchia, sa? Chi ci va di mezzo è sempre la donna. Sì, ma se a me fosse capitato un fatto simile, come gliel'avrei fatta pagare una turlupinatura come questa? Una che si rassegni, che chini la testa, che prenda la cosa in santa pace, ma che non può avere sangue nelle vene, ci vuole altro. Prova, altro che altro. Sì. E se vede la sua amica, fa bene a consigliarla per bene, si ricordi? Sì, 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 vedrete. Non deve rimanere di quell'uomo nemmeno un pezzetto così. Bisogna torturarlo, schiacciarlo, pestarlo. Povera donna. Oh, ma sai che c'ha proprio un buon cuore lei. È vero? Ancora qui? Ah, io aspetto sempre la corsa. Tra poco Giulia ha finito, potete aspettarla qui. Sì, sì. E potete dire al generale che per la cameriera mi interesserò. Intanto, Filippo, andate di là in cucina e dite al cuoco di darvi quello che desidera. Grazie, signora Tessa. Obbligazioni, insomma. Ho visto che mi manda ancora in cucina. Ma si vede che ce n'ha già un altro. Mosca e sci. Poteva venire in giardino, è divertente. Adesso preparano la scena del rapimento. Ma che cosa, cara? Si sente male? Sì, infatti. Vedo, sì, è emozionata. Mi perdoni, ma è che ho ricevuto poco fa delle notizie che non mi hanno fatto piacere. Notizie gravi? Sì, sì. E se non mi sfogo, capisco che finisce male. E allora si sfoghi, cara. Sì, vedrà come mi sfogo. Dica. Sì, dica. E tanto più che la cosa può interessare anche lei. Me? Il signor Silvio Tosi, l'ingegner Silvio Tosi, sì. ha promesso di sposare una mia amica. Chi? Lui? E questa mia amica gli ha creduto, Ho ascoltato con piacere le sue parole, si è lusingata delle sue promesse. Ma perché non sapeva che avesse moglie, il brigante. Ah, ecco. E ho sfoderato tutte le arti di cui è capace un scalzone. Mille raggiri ben combinati, mille sotterfugi per ingannare la mia amica. Per ingannare voi, è più spiccio. E perché no, io sì. Lei l'ha capito subito, E tutta la verità l'ho imparata qui, prima. E così anche a me il caro signor ingegner Silvio Tosi ha giocato una ben cattiva partita. Beh, anche a me come a tante altre. Ma ne è ben certa. Potrebbe essersi troppo lusingata della corte che si fa comunemente alle sartine. Cosa? Ha usato la stessa corte che sfoggia per le contesse. No, no. Voglio dire, lei ragazza ci avrà creduto subito. Le assicuro che io ragazza ci ho messo maggior tempo delle maritate, io. E mi meraviglio che lo difenda. Io lo difendo, no, io sono sbalordita. Ma è arrivato il castigamarti. Che cosa vuol fare adesso? Che cosa voglio fare? Sì. Farmi sposare sarà difficile, su questo devo mettermi il cuore in pace. No, ma le giuro che non è tanto per questo, quanto per la turlupinatura di cui sono stata vittima io. Ci sono cascata come un'oca. La sa lunga quello. Sì. E lei lo sa? Io, no, voglio dire, lo dicono le altre. Ma sono stata forse io a cercarlo? Ma se ne che faceva il Don Giovanni da strapazzoli, come dice lei, con le altre, erano, insomma, passi, ecco.
A quello almeno non prometteva di sposarle. Poi del resto loro non l'avrebbero voluto per marito, perché ne avevano già sin troppo di uno. Ma io che cosa gli avevo fatto di male? E dove mi avrebbe spinta se non avessi avuto la testa sul collo? Ah, perché? Lo credo io. Ma ce l'hai voluto per tenere a posto lui, sa? E dove l'ha conosciuto? Io andavo spesso in galleria alla Fieri con una mia amica. Nell'uscire vedevo sempre un bell'uomo. Non c'è niente da dire, no? Non c'è male. Ecco, e poi un giorno l'ho incontrato in un negozio, questo bel signore, e così attacco a discorso. A sentire le sue belle frasi così da uomo serio. Lo confesso, mi affezionai. Mi pareva di aver trovato la persona che mi avrebbe fatta felice nella vita. 36 anni. Oh, ne ha di più. 40. 40? Sì. Ma è ingannata anche su questo. Si diceva scapolo con una vecchia madre, questi briganti. Sempre scapoli con una vecchia madre. Vuole conoscere la mia. Venne a casa. E come ci seppe fare. Da principio non voleva nemmeno baciarmi, perché diceva che mi avrebbe baciata soltanto dopo essere stata in chiesa e al municipio. È troppo. Sì, ma dopo cambiò idea. Se cambiavo idea anch'io, adesso sì che stavo fresca. Beh, cosa vuole? Io a pensare a tutte queste cose mi esalto e non ho che un desiderio solo. Come la capisco, caro. Sì, Brava. Sì. Di fargli vedere che non si può impunemente ingannare, tradire. Benissimo. Per il solo vanto di dire, anche quella donna è stata mia. Oh, io la ringrazio tanto dell'interessamento che per me. Care, che cosa vuol fare adesso? Ho tutto qui in testa, sa. Ma bisogna che lei mi aiuti. Ma con tutto il cuore, cara, dica. Niente meno, ho dimenticato il pugnale. Corro a prenderlo. Scusi, è suo marito quello? Sì, mio marito. E scommetto che il signor ingegnere è un suo amico. Intimo. Pare impossibile, o sempre così. Sempre così come? Adele, ma non vieni. Ma si sta girando la scena del rapimento. Molto difficile il cinematografo, signorina. Una cosa difficilissima. Vengo! Piangi. No. Mi viene in mente che ci trovavamo spesso al cinematografo. Già, è una sua passione, almeno dice lui. Sì, Con quel buio. Sì, è meno in vista. Le parole dette sottovoce si ascoltano più volentieri. Lo dica a me, mi aveva fatto fare una passione anche per il cinematografo. Ma quello è un uomo che approfitta di ogni innovazione. Però non mi ha ancora detto il suo progetto. Aspetta, ho sentito dire così che il signor generale, il suocero del nostro fidanzato. Nostro? No, mio, scusi. Ha scritto a lei per una cameriera. Bene? Ci vado io. Lei? Sì. Non capisco. È semplice, no? Le scrivi al signor generale che la cameriera è trovata, è pronta. Oh, io non ho mai fatto la cameriera, mai. Ma non fa niente. Beh, lei dia di me le informazioni che vuole. Informazioni tali da essere sicuri che mi accetta, Io andrò con il suo biglietto domani mattina. No, anzi no. Oggi stesso appena torno in città. Io saprò fare di tutto. Dirò di sì a qualunque domanda. Oh, lei mi scriva che sono già stata a servizio in molte case signorili, che sono una brava ragazza, docile, ben educata, istruita, così, E che non posso vedere un uomo. No. No. Perché il signor generale magari è... Sarà meglio il contrario. Ma l'ingegnere non tornerà che fra una decina di giorni. Meglio! Intanto mi pratichisco della casa e del mestiere. E poi? E poi è semplice anche questo, no? Voglio conoscere l'ambiente in cui vive. Voglio essere io là, di faccia a lui, continuamente, come il... Oddio... C'è un paragone, l'ho letto in un libro. No, ma mi aiuti? Come l'ombra di banco. No, questo non l'ho letto. Come il...
La spada di Damocle. Brava, brava. Minargli il terreno sotto i piedi, rendergli la vita insopportabile. Ma vi manderà via. Vedremo quando parrà a me e quando mi sarò vendicata di tutti. Di tutti? E che colpa ne ha sua moglie? Ma dovevo essere io sua moglie. E sia, una lezione se la merita. Oh, grazie. Oh, Madonna, mi scusi. Sì, no, no, ma io... La macchina, qua. Scostati. Tieni. Non vedo niente. Ferma così, eh? Ora proviamo. Signorina, avanti. Lei è qui e raccoglie i fiori, così. E non può vedere il tiranno appostato dietro la siepe. Dietro la siepe. Si apposti. Sì, anch'io. Si apposti. Sì. E altre Sabine, avanti. Da quest'altra parte. Avanti. Pronti ad intervenire alle grida della fanciulla. Voi dove andate? Ma io... Là, di sfondo. Là. Il rapitore, adesso lo farò io. Dunque, il rapitore, io e il commendatore, piano piano si avvicineranno alla fanciulla. Essa grida, come le ho insegnato. Aiuto! Ecco, così. E mi raccomando, che l'azione avvenga dentro il campo segnato. Ora proviamo. Posso? Ecco pronta la lettera per il generale. Bene, io la riferisco i suoi spropositi al generale. Ecco. Così è dopo. Ci so dire. La ringrazio per la cucina, però. Vieni! Non mi sfuggi! Aiuto! Non mi avrai, assassino! Ti voglio! Aiuto! Voglio! Aiuto! Ti uccido! Aiuto! Sulle mani! Io sono un procuratore del re! A riposo! Quel Cadorna! Servito, signor generale. Ah, grazie. E Filippo, dove si è cacciato? È andato dal meccanico per l'automobile. La signora e la signorina sono quasi pronte per andare alla stazione incontro al padroncino. Padroncino, che è a Milano e che torna a casa quando gli fa comodo, carribio. Se si tratta di affari. Affari? Quando imparerete a conoscerlo, vedrete a che razza di affari è solito dedicarsi. Io non devo ingerirmi in ciò che non mi riguarda. Le persone di servizio, quando sono buone e intelligenti come voi, per me fanno già parte della famiglia. E voi in questi 10 giorni... 12. Dodici. Avete dato prova di interessarvi molto a noi, e ciò, lo confesso, mi fa piacere. Certe vostre rispettose osservazioni le ho trovate giudiziose, molto giudiziose, e francamente ve ne sono grato. Perché la mia casa non va come dovrebbe andare. E voi con bel garbo me lo avete fatto capire. Io non vorrei che... Tranquillizzatevi. Del resto, cosa volete, mia cara? Quando abbandonai il servizio militare, ero vedovo. Capite? Vedovo. E con 2 figliuole. Ne sposai una, la maggiore, prendendomi il genero in casa, perché a me piace avere gente intorno che mi distragga nel mio ozio. Ho fatto proprio un bel affare. A mio genero piacciono troppo le donne. Davvero? A voi non lo sapevate, ma io sì. Speravo che la mia vecchiaia fosse tranquilla, avendo dato mia figlia a un uomo serio che ha già 42 anni. 42? Sì. Come crescono? Crescono, sì.
crescono in fretta. E il suo genero? Il mio genero è un uomo che ha molte avventure. Proprio come il mio antico padrone. Mi raccontate di quella, la signora Elena, successa in quella casa. Ecco, brava. È meglio metterla in guardia. E mi raccomando, aiutatemi. Sorvegliate. Io adesso sto poco in casa perché con la guerra mi hanno richiamato e servo volentieri il mio paese come posso, stando seduto. Io che, ripio, sono sempre stato in piedi. O a cavallo. L'età. Ma lei è ancora l'età. Così giovane, signor generale. No, non voglio sentire bugie. È certo che 30 anni fa mia moglie non avrebbe voluto in casa cameriere come voi. Ma come la metteremo con mio genero? Oh, per quello ci penso io. Ecco, brava, abbiate giudizio voi. Decisamente io devo essere molto grato alla contessa Berry per avervi mandato qui da noi. La signora contessa è così buona. Buona? Buona, secondo da quale punto di vista? Buona per mio genero, sì. Ma perché anche lei... È un vero discolo, eh? Cosa vi dicevo io? Ma Elena non è ancora in ordine. A momenti, signorina. Non sembra nemmeno che debba arrivare suo marito dopo un mese di assenza. C'è ancora tempo. Eccomi, sono qui. Sono pronta. Ah, manca ancora un'ora. E l'automobile non è arrivata. Bene, allora aspetteremo. Va bene. Non c'è che dire, si aspetta questo arrivo addirittura con ansia. Ma hai tanta fretta di andare alla stazione? Ah, speri, forse ci sia Dari, già. Dari. Suo marito ha tanta antipatia per lui che non vuol vederlo neanche qui in casa. Perché lo so io. Sa certe cose di Silvio. Sì, e te le tieni per te. Ma adesso è diverso. Adesso anche lui è stato fatto abile. Presto sarà soldato e permetto che ti faccia la corte. Bravo, papparone. Se non è visto di buon occhio da mio genero, meglio così. È un bravissimo giovanotto, lui. Beh, non accrescerle di più il malumore, poverina. Oh, per me dite pure. Se non fosse per voi non andrei neppure alla stazione. E dire che l'ho aspettato l'altra sera con tanta ansia. 2 giorni a Milano, forse per comprare il regalo per la festa di papà. Scrivere da Parigi che sarebbe corso tra le mie braccia e poi preciso. Preciso come faceva il marito dell'antica padrona di Rosina. Preciso? Preciso. Preparare una scusa urgente d'affari per andare a Milano o chissà dove. O chissà dove, ben detto, Cribbio. A trovare chissà chi. Come faceva il padrone? Di Rosina, vero? Sì, vabbè, non bisogna, scusino, esagerare. Potrebbero essere semplici supposizioni. Sì, se non conoscessimo l'individuo. E la vostra padrona, quando egli tornava da un viaggio, che cosa diceva? Niente, diceva. Lui arrivava sempre a carico di regali. Ecco, i regali. Poveretta, fingeva di essere indifferente, ma alle volte si tradiva e allora non si frenava più. E persino cercava di vendicarsi. E ditemi, come si vendicava? Io non lo consiglierei mai, a meno che non si trattasse di una finta. Cercava di ingelosirlo. Ma come lo ingelosiva? Trovando il sapore dei corteggiatori. Faceva benissimo. Non esageriamo. Comunque bisognerà pure che gli prepariate da mangiare, no? Sì poco, preparategli. Mi raccomando, basta poco. Un po' di brodo con un po' di prosciutto. Una frittata. No, Cribbio, gli piace troppo la frittata. Rigoro. È arrivata l'automobile. Allora andate, su, prego. Arrivederci, papà. Ciao. Ciao, cara. Permesso? Già, sono di Courvet in cucina. Se ci aveva bisogno di aiutarla. No, ma non occorre, si è finito. Poi ha costruito che il generale dice che io sono un po' scarso di compressione, però l'avevo capito subito. Che era l'ingegnere, quel tipo che aveva ingannato la sua amica, pensare che se non ci incontravamo lì dalla signora contessa, lei a quest'ora... No, dio a me, aspetta. Grazie. Bisogna affidarvi un po', vedete che non sono... A quest'ora non sarebbe venuta qui a conoscerlo, quel bel tipo lì, Beh, io lo conoscevo già. Ah, sì? Anche lui conosceva lei?
un po'. E lo sa che lei è la confidente della sua amica? Lo sa, lo sa. Oh, che beffa. Chissà che bella sberra per lui, eh? Lo credo anch'io. Ma però... Però? No, dico sì, però a ragionarci su. Quando l'avrà visto ben bene, dopo che cosa farà? Ma voi credete che siano soltanto i generali che preparano i piani di battaglia? Ci siamo anche noi donne. E certo. Io il mio l'ho preparato da quando sono entrata qui dentro. Ecco. Tutte le mie brave figlie ordite. Brava, sicuro. No, ardite magari saranno. No, ordite. Di cosa? Prestabilite, già studiate. Oh, che bestia, sì. Ci stavo pensando adesso agli arditi. Sì, già. Un altro reparto, quello lì. Ma un momento, ma c'è intanto alle orditisce anche lui e dice, lei che cosa c'entra? Come che cosa c'entro io? Eh? Ah, beh, che cosa c'entro? Come la più cara amica di colei che ha ingannato, mi pare di entrarci benissimo, no? Ah, giusto, questo sì, no, questo riguardo l'amicizia alle sue esigenze anche lei, che insomma... Io credo che basti. Ecco, così. Così. E poi tutto quello che decide per me va bene, così almeno lei resterà qua intanto. Non vi dispiace? No, tutt'altro. No, insomma, non mi dispiace mica perché qui il lavoro è tanto. E più si è e meno si lavora per ciascheduno, insomma. Quel Cadorna. Oh, finalmente eccoci a casa. Grazie, cara. Oh, qua un bel abbraccio, papà mio, qui. Che magnifica cera, sempre lui, eh? Può essere cambiato in questi 20 giorni. 22 giorni. 22 compresi i due di Milano. Già, di Milano. Già. Di Milano. Già, di Milano non me ne parlate. Cioè, non vedevo l'ora di trovarmi a casa mia, figurati. Credio. Cosa c'è, papà? È la poltrona. No, volevo dire, dopo essere stato con degli estranei... Beh, naturale. Poi non vi dico le fatiche del viaggio. Ti abbiamo fatto preparare qualcosa da mangiare. Ah, beh, non è perché ho fame. Vieni, c'è del brodo pronto. Ah, grazie, lo prendo molto volentieri. Filippo! E poi ho molte cose da raccontarvi, eh? Ah, sì. Ma come? Ma non vi preme di sapere? Riposo. Andate in cucina e fatevi dare da Rosina ciò che ha preparato. Su. Rosina? Avete cambiato la cuoca? Ma ti ho scritto che abbiamo una cameriera nuova. Ma chissà se ha ricevuto e se ha letto la tua lettera, sai, con tanti affari che ha per la testa. A Parigi. A Milano. Ma certo che... Ebbene, che cosa c'è? Ma mi sembrate freddi. Anche tu, Elena, mi hai baciato appena. Io? Ma io sono contentona, puoi immaginare. Ti vediamo grasso e bello. Ah, sì, la vita attiva mi fa bene. E ho lavorato, Ma finalmente sono qui tra voi. Vi avevo sempre in mente. Tant'è vero che mi sono ricordato di tutti e ho portato un bel regalo a ciascuno. I regali, eh? I regali. Anche i regali, Crebbio. Ma certo, ma non vi capisco. Ma non potevo dimenticare che sabato è la tua festa. Ti ho portato una bella pipa. Li ho tutti nella valigia. Lascia adesso... andare, guarda, ce li darai domani. Ora sì. Come vuoi. Che cosa? La contessa è il Barry. Conte. Caro Contessa. Buonasera. Caro Conte, ma come mai qui? Ma come? Non avete telefonato voi a mia moglie e questa sera arrivava l'ingegnere. Oh, oddio, che io sappia. Qualcuno ha telefonato, eh? Buonasera, è ben arrivato. Buonasera. Buonasera! Ciao, Berti, simpatico. Sapete che li ha portato qui con l'automobile? Dari. Ah. È qui che arriva anche lui. Ma come, Dari è qui? Sì, viene tutte le sere. È sempre stato così gentile quel Dari. È permesso? Eccolo qua. Ecco. Ero Dari. Avanti, avanti, carissimo. Si accomodi, signor Dari. Buonasera. Ciao, bentornato. Mm-hmm. Ti trovo ingrassato. Senti chi parla. Grazie. Scusa, papà. Tu lo sai che meno vedo quel signore là, meglio sto. E perché? Io lo vedo sempre tanto volentieri. Ma insomma, che cosa significano queste novità? Quali novità? Come l'avvocato Dari qui. Ma cosa c'è di strano? È così simpatico quel giovane. A te? A me no? Ma insomma, che cosa succede qui? Riposo. Ah, la Rosina mi ha detto
di dire che dice che servirà lei, insomma. Sì, sì, appena saputo che tu arrivavi si è data da torno per prepararti la cena lei con le sue mani. Ah, benissimo, benissimo. Sono stata io a procurarvela. Mia moglie è stata. Ah, bene. Molto educata, sai, molto, molto bella. Ma deve essere addirittura un fenomeno questa ragazza. Ecco la nuova cameriera. Silvio, che cos'hai? No, niente, mi è venuto un capogiro. Debolezza. Naturale. Piglia il brodo. Preparato da Rosina. Da lei. Già, che... No. Il brodo non mi piace. Come? Non ti piace il brodo? No, quello francese mi è venuto a nausea. No. Ma questo è italiano. C'è del pollo, se vuoi. Preparato da Rosina. Sì, sì, ecco. Ma, non ho fame. Ti parrà di non avere fame. Ma ne hai? Mangia. Ma insomma, non ne ho affatto voglia, ecco. Non... Avrai mangiato molto a Milano. Sì, ecco, ho mangiato molto. No, più che altro ha bisogno di riposo. Sì, certo, riposo. Sì, un po' di riposo le farà bene. Sì, bene, mi farà bene. Scusatemi. Buonanotte. 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 Buon riposo. Buon riposo. Ha visto l'ingegnere, Rosina? Da 5 giorni sembra un consegnato costretto a fare di ramazza. Ecco, l'ha ricevuto il colpo, Sto casa nuova dei miei stivali. Chissà che cosa mi capita, penserà. Ma si aspetta il finimondo da un momento all'altro e lei invece è tanto buona che con tutte le sue file ardite ancora niente. Ma quando sarà il momento lo vedrete. Per ora mi piace farlo soffrire così, a distanza, con l'incubo di una continua minaccia. Che brava, che ci venga il verme sedentario della tremarella quello lì. Filippo, me lo fate un favore? Ah, neanche a dirlo. Qualunque cosa succeda, non lasciatemi mai sola con lui, capito mai? Cosa, ha paura che ci metta le zampe addosso? Oh, per carità, non ci penso nemmeno per questo. No, perché io ci stacco la cervice a quello là. Poi ve lo spiegherò il perché di questo favore, ma per ora promettetemelo. Come se me l'avesse comandato, guardi. Scusa. Avanti! Signor ingegnere, buongiorno, c'è a mangiare. Oh, Filippo, buondì, come va? Tutti sani e allegri in famiglia? Tutti hanno dormito bene all'ombra di questa riposante dimora? Sì, tutti bene, sì. Ah. E lei? Ha dormito all'ombra anche lei? Certo, anch'io, perché? Ti pare che non abbia un aspetto riposato? Riposo sempre benissimo, io. C'ha un bel stomaco. Come sarebbe? No, dico, c'ha un stomaco che funziona conforme ai suoi bisogni... che lo fa dormire tranquillo, ecco. A lei non ci viene di sicuro il verme sedentario, Guarda, se in casa ci fosse qualcuno che desiderasse farmi venire il verme solitario, spiacente, sappia che non ci riuscirà affatto, capito? Cioè no, ho capito, Poi, ben per quello che ci dico che c'ha un bel stomaco, Diglielo pure. A chi? A chi? A chi si è introdotta subdolamente in questa casa con intenzioni sinistre e incomprensibili. Paure non ne ho, sia ben chiaro. Insomma, si può sapere che intenzioni ha. Chi? Chissà chi. Insomma, che cosa vuole qui dentro? Che cosa vuole da me? Tu forse lo sai, Che cosa? Via, Filippo. Non ti ha detto, per esempio, che prima faceva la sarta? Ah, beh, lo sa. Ma chi? E tu non lo sai perché ha cambiato mestiere quel caro angioletto? Quale? Quel diavolo che ti porti, ecco quale, fuori! Scusi. Fuori! Buongiorno. Buongiorno, padroncino. Che occasione inaspettata. Non mi era ancora riuscito di vedervi da sola. No, scusi tanto, ingegnere, scusi l'intromissione. Ma il mangiare non lo mangia più. Potevi lasciarlo in camera mia, no? Mettiti. Comunque, bravo, Filippo, ora puoi andare. Non dovere. Vai. Il regolamento... Vai, scusami. Grazie. Approfittiamo di quest'istante, ragazza mia. Ammetterete anche voi la necessità che ho di parlarvi. Oh, mamma mia, non mi spaventate, c'è qualcosa che non va nel servizio. Non è per il servizio. Scusi, ingegnere, è per il servizio, sa, ma il generale avrebbe bisogno dell'Atlantide. Se mi permette, guarda un pochino dov'è, che era qua,
Vito e sei andato a cacciare quello lì. Oh, mi sfidi, eh. Oh, mi sfidi, ma io... Dov'è? Arrenditi, che... Hai finito? Sì, sto cercando, non vede. Se ha bisogno dell'Atlantide non ci posso mica portare silabario, eh. Ma dove lo cerchi? Dove lo cerchi? Eccolo qua. Oh, certo. Chi pensava che era in mezzo ai libri, con la geografia che non c'entra mica essere che ha studiato i geni. Scusi, geni. Se ne farà di certi tipi l'esercito. Dunque, vorrei sapere, tanto per andare al sodo. E... mi dimenticavo, poi si arrabbia. L'uomo sodo, allora vuole così... Filippo, vuoi lasciarmi in pace? No, è tutto sodo, è tutto strasodo, è tutto stracotto! Non mi servi più! Ma non c'è mica bisogno che si arrabbi, scusi. E ce lo dico per il suo fegato, poi... Vabbè, non... Scusi. Se ritorna senza essere chiamato, lo stendo, parola mia. Filippo! Ma chiamato? Sì, mi aiuteresti a stendere questo tappeto, subito, per favore? A stendere sempre pronto, io qua, in caserma... Attendevo certi tipi che erano tre volte l'ingegnere. Sì. Con rispetto parlando della sua persona. Ha sempre voglia di scherzare, vero ingegnere? Pare, infatti. E pare anche che non sia il solo. Perché? Ci piace scherzare anche a lei? Come se la godono. Come due bambini che sono riusciti a far funzionare un giocattolo complicato. Sì, ma non vi illudete, perché i giocattoli complicati si sfasciano subito. Ah sì, questo... Non ho bisogno della tua conferma. Scusi. Tutto un programma, eh? Tutto un tranello. Tranello? Io non so di che cosa voglio parlare. Ragazza mia, non mi fate quell'aria ingenua, perché noi ci conosciamo. No, forse mi confonde con un'altra. Un'altra? È proprio meglio che me ne vada. Ah, no. No, se permette vado via io. E se poi volesse delle informazioni sul mio conto, ne ho quante ne vuole, sa? La signora Contessa Berry, tanto per dirne una. Ma spero che si convincerà presto ad avermi scambiata per quella... che ha conosciuto lei, e che se poi dovesse insistere, io sarei obbligata a spiegare alla sua signora e al signor generale... Che cosa? Questo suo strano modo di comportarsi con me. E del resto perché occuparsi di una cameriera? Lei ha tante cose più gravi a cui dedicarsi. Non parli! Birichina, ti sei aperta una breccia? Gettando un'insidiosa testa di ponte nelle linee nemiche. Tranne i baffi, per il resto è tutto suo padre. Cosa c'è, Silvio? Dico, degna figlia di un generale. Tutto solo, seduto sul sofà. Non ti annoi? Io? No, anzi... Gira e rigira, il sofà più ospitale è quello che ci accoglie accanto a un'adorabile mogliettina. Bravo! Il che non toglie che tu ti annoi. Beh, certo che quest'aria piccolo borghese, decadente, stagnante, bisogna saper reagire, muovere le acque, divertirsi, inventarsi un'attività. Perché? Ti staresti per caso inventando qualche altra attività? No, nessuna. Ah, meno male. Un'attività adesso, dicevo. No. Stai buono, per piacere, stai buono. Oh. Perché non beviamo qualche cosa, per esempio? A volte basta un niente, un zic, e gli animi si accendono all'allegria. Io sono allegro a sufficienza, e senza zic. Poi io, quando fumo, non bevo, grazie. Io sono astemia, lo sai, no? Beh, fa niente, berremo io e Giulia. Ti va, Giulietta? Una piccola orgia casalinga con la mia cognatina. Ti va? Filippo? Filippo non c'è, è uscito. Uscito? Uscito fuori? Sì. Che poi è il solo modo di uscire, in fondo. Che cosa c'è di strano, scusa? No, niente di strano. E lascia sola la ragazza, come si chiama? Rosina, Rosetta. O è uscita anche lei? No, lei non esce mai. Io non vedo cosa ci sia di straordinario nel fatto che Rosina sia rimasta in casa. No, niente di straordinario, è che volevo far importare da bere da Filippo. Non c'è, è fuori, pazienza. Provvederò da solo, permettete? Silvio è cambiato dal suo ritorno, si è fatto più irascibile, strano. Ah, solo strano lo trovi? Sei generosa.
finalmente. Sono giorni che desidero essere solo con te. Che voglio guardarti negli occhi per sapere di preciso che cosa vuoi qua dentro. Cosa sei venuta a fare? Stai minacciando la pace domestica e non è il diritto, quindi una spiegazione me la devi, è precisa. Perché se per vendetta tu volevi fare del male a me, potevi avere anche ragione. Ma solo a me. Cosa c'entrano mia moglie, mio suocero e gli altri? Ho commesso verso di te un'azione non bella, lo riconosco. Ma di tanti modi che c'erano per punirmi, hai voluto scegliere il peggiore. Hai finito? Posso dire una parola? Non illuderti che io sia venuta qui perché voglia vendicarmi, così perché sono ancora innamorata di te. Se sono qui è perché mi piace, perché mi diverte, perché me la godo un mondo a vederti così ridicolo di fronte a me. Sì, ma una simile commedia non può durare molto. Potrebbe durare finché lo volessi io. E tu staresti zitto. Ma perché? Ma perché? A meno che tu non voglia fare quello che dico io. Sentiamola, questa condanna. Una delle tue tante missioni da fare. Carlotta. Carlotta cosa? Carlotta Verni. Non la conosci, scommetto. Oh, mai vista. Appunto. Ma non so di chi parli. Ma già, tu ne hai così tante, ma qualcuna ti si perde nella memoria, eh? Aspetta, ti aiuto io. Occhi neri, capelli castani, piuttosto alta. Abita a Melegnano. Sei quella ragazza con la quale andavo spesso all'Alfieri. L'ho rivista e... Oh. No? Beh, se non te la ricordi, posso farla venire qui. Va bene. Me la ricordo. Sei contenta? Ma non afferro il nesso tra Carlotta e te. Tra Carlotta e te? Poverina, è da un pezzo che non riceve tue notizie. Non credi sia opportuno scriverle? Ma che cosa? Ma qualche cosa di te, farle sapere che stai bene, che sei bello tondo, allegro, abiti in una bella casa, che non hai nessuna vecchia madre da mantenere, anzi, hai una bella moglie che ti adora e ti mantiene. Ma cosa vuoi che interessino tutte queste sciocchezze alla Carlottina? Interessano me? Te. La mia vendetta? Le mandi una bella autobiografia confessandole come sei veramente, descrivendoti dettagliatamente per il mascalzone che sei. Io dovrei scrivere così? Sì. Sì, sì, così, così. E poi ti liberi. È la tua punizione. Voglio vendicarmi. Salvando almeno quella povera ragazza che forse si illude ancora. Forse ti aspetta ancora. Tu scrivi. E io parto. È semplice, no? Sì, ma la mortificazione che tu pretendi mi sembra assurda. E se rifiuto? Liberissimo. Ma io naturalmente resto. Via, cara Rosetta. Pensaci. Ma pensaci tu. Hai tutta una notte per pensarci e decidere. O scrivi. O resto. Più che lasciare la decisione a lei, egregio ingegnere. E allora? L'orgia casalinga te la stai facendo tutto solo? Sì, sì, no, 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 appunto, vedi, sono venuto per... Ecco. Andiamo? Sì, certo. Ingegnere, servito? Sì. Ci ho parlato, eh? Si vede subito, sì. Sì, vabbè, perché lei sta lì a prendersela tanto a cuore? C'è mica bisogno, no? Ma neanche si trattasse di lei, scusa. Sì, ma... A meno che... Oh! Ma guarda che grappa di legno. È sicuro che si tratta di lei, eh? Altro che l'amica e l'amica. Ma... Non penserete per questo? Ma non lo so che lo penserete. Io so soltanto che era tutta una frottola. No, anzi, l'inganno, l'ingegnere nubile, scapolo, insomma, la promessa di matrimonio, tutta roba vera. Soprattutto che la sua amica era lei. E io ci avevo preso perfino pena per quell'amica lì. Vabbè. Adesso la proverete per me, Filippo. No, adesso a dire la verità la provo soprattutto per me, guarda. Perché? Perché? Per tutto il ridere che avrà fatto alle mie spalle quando
quando le davo mano a vendicarsi di un fantasma che le era l'incarna ed ossa intanto, e col suo bravo cuore nel mezzo che voleva volare abbatteva per chi dico io. Non penserete mica? No, io non penso niente, non mica. Sì, perché dico, non mi farà credere che se non gli interessava quel tipo lì stava su a mettere tutto sto teatro, Mia cara, quando si piange e ci si arrabbia perché ha qualche cosa che non va per il suo verso qui nell'interiore. Ma no, non penserete mica che io sia venuta qui perché sono ben innamorata? Ma che innamorata, che ne so io. So soltanto che per fare tutto questo bisognava che ci fosse già stato del serio con quel signorino là. Ma serio perché dico, questa qui non è mica l'uniforme del giardino d'infanzia. È un'offesa che non merito. Perché del giudizio ne ho avuto, grazie al cielo. Su questo non vi mentirei, perché dovrei mentire a me stessa. Mi scusi, no, ma dai, mi scusi davvero, io... è che mi si era inversato il sangue, allora... ci credo, sa. Anzi, quasi ne sono anche contento. Ma però non le sembra che ha corso un po' troppo, Ma avete ragione, sì. Siete un uomo di cuore, lui. Ma sono una bella bestia, io. Ecco quello che sono. Domani me ne andrò e tornerò a chiamarmi Rosetta. Ecco, era ora. Rosetta, brava, perché Rosetta è più bella. Ma... cosa domani se ne andrà? Eh sì, probabilmente. Vabbè, ma senza di lei dopo cosa facciamo qua? Cosa fanno? Vedrate, per questo io non chiuderò occhio stanotte. Oh, invece dovete andare, Filippo, chiuderli tutti e due gli occhi. Sì, forse verrò a trovarvi in sogno. Ma allora ne chiudo 24. Ava. Avanti. Buongiorno, ingegnere. Credevo ci fosse la signora. Venivo a disfare i letti. Non c'è nessuna signora. Quest'ora è fuori la signora, lo sai. È appunto per questo che sono entrata. Hai solo scopo di conoscere le sue decisioni. Eccole qua le mie decisioni. Scritto. Scritto a mano spedito. Di mio pugno non parte niente. E i patti? Una lettera di questo genere in giro per il mondo non si sa mai in che mani possa finire. Nelle mani di Carlotta. Sì, forse solo per lei. Metti che la lega il padre o quel suo fratello grande e grosso. Si piomba qui, spiattella tutto, ricatti, finimondi, scandali, no, non spedisco. Va bene. So io quello che mi resta da fare. Va bene. Perché non la scrivi tu? Io. Copiarla. E Carlotta come capirebbe che sei tu? Capirà, vedrai che capirà. Capirà da che cosa? Ma tutti abbiamo un nostro modo particolare di esprimerci che poi è ciò che definisce la nostra personalità. Per esempio, le cose che diceva Carlottina non erano mica le stesse che diceva a te, sai? Ah no? Meno male. Ora, certe frasi... io le ho dette solo a Carlottina. Questa, per esempio. Su di te il sole continuerà a splendere. Cretino. Eh? Il concetto lì, cretino. Banale. Eppure a lei piaceva. Lo trovava, come dire, un concetto solare. Cretina anche lei. Beh, ora lei, proprio da questa frase, capirà che sono io. Perché è una frase che le posso rivolgere soltanto io. Capisci? Da qua. Oddio, che calligrafia infame, non si capisce. Leggo io. Avanti. Cara Carlottina. No, cancella il cara perché non...
Carlottina, questa lettera ti meraviglierà, eppure ti devo scrivere per dirti che è capitato l'irreparabile. Mi sono sposato. Oh, guarda, guarda. Perché quando facevi la corte a lei non eri sposato? Sì, ma... Ecco, e allora lascia perdere l'irreparabile. Metti semplicemente, ti scrivo per dirti che sono un mascalzone. Eh? Infatti ero già sposato. Corre meglio, no? Per correre, correre, ma capirai. Avanti, che... continua. Non chiedermi perché, forse non ci vedremo mai più e forse tu non mi pensi nemmeno, ma sappi che nel mio cuore conserverò il tuo ricordo e sono del resto sicuro che su di te il sole continuerà a splendere. Sì. Addio. Sì. Allora? La ricopi? Sì, e la spedisco. Sì, dopo la spedisci. Prima me la riporti copiata perché voglio controllarla. Sai, non si sa mai. Con quelle manine, lo spirito di vendetta che le anima. D'accordo. E naturalmente, una volta spedita, manteniamo i patti. Sì, sì, non temere. Sono di parola, io. Ma a chi scrive non si può sapere. Segreto, è quello. Non lo saprete, ma non ora. Vabbè. Ma c'è proprio bisogno di andare via domani. Capisco che non, magari non è mica abituata a fare la serva, ma già che c'era, giorno più, giorno meno, non ce la accorge neanche, no? Vedremo, vedremo. Io no, non lo dico mica soltanto per me. Siccome dopodomani è... la scadenza del compleanno del generale. Ci ha preso tanta affezione per lei. Ci spiacerà che se ne vada proprio il giorno della sua festa. Sì, di questo poi ne parleremo, Filippo. Per ora, fatemi una cortesia. Portate questa lettera al signor ingegnere. È urgente? Cosa, ingegnere? Ma vi scrivete in casa adesso? Ma no, vi spiegherò poi. È una cosa complicatissima. Un altro segreto. Mi sembra di stare nel controspinaggio. Avanti. Permesso? Scusi, posta. Cosa? Dalla cucina. Ah, sì, sì. Filippo, scusa, aspetta un momentino fuori che ti do subito la risposta. Anche. Sì, no, faccia pure. Sono qui apposta, io. Oh, comodo. Bello che hai capito che qui mi conviene fare domanda per essere trasferito di corpo. Ecco qua. Al mittente. Oh, chi è? Per Rosetta. Senti un po', ti sentivo borbottare, vuoi essere trasferito? Magari. Dove? Nei piccioni viaggiatori. Dove? Posta! Ma di già? Se è troppo presto faccio il giro via mare, va bene? No, non andate in colla, vi prego. Sapeste che favore mi avete fatto. Siete un tesoro, vi darei un bacione. Ma perché? Ma nulla sarebbe dovuto a Fattorino... per il recupero, ma insomma, se il cliente insiste... Scalzone! Ma non volevo mica offenderla. Ma no, non ce l'ho con voi, ce l'ho col signor ingegnere. Ma scalzone me l'ha fatta. Fatto cosa? Bianco! Bigliacco, un foglio bianco. Ma come bianco? Cosa vuol dire? Si voleva fargli subire un foglio bianco, capite? Ah, no, questa me la paga, eh. Ah, se me la paga! Nel mio cuore conservo il tuo ricordo. Nel mio cuore conservo il tuo ricordo significa... significa... concentramento, artiglierie pesanti, settore H. Crebbio. E non basta. Sai che cosa significa il sole continuerà a splendere? Significa... ecco qua. Continueranno ammassamenti di truppe zona est. Capisci? Una spia. Una spia. Chi l'avrebbe immaginato? Bella merce vi tirate in casa durante le mie assenze.
Niente di meno che spie dell'Austria. Avanti. È arrivato il borsari. Commendatore. Sì, com'è? Prego, sari. Oh, caro, ciao, ciao. Caro, sempre carina, eh? Chi? La Rosina, l'ho incontrata fuori, sempre carina. Cosa c'è? Mai ciao. Fatto... Ciao, bello. Mai fatto chiamare? Ci sono novità? Sì, una fresca e gravissima. Abbiamo scoperto un covo di spie tedesche. Uia, un covo? Proprio un covo, magari no. Ma una spia, sì. Qui, in paese? No. Ah, meno male. Qui, in casa. Uia, in casa tua? Sì, sì, caro Borsari. Incredibile, ma vero. In casa di un generale. Cose che capitano durante la mia assenza. Beh, adesso non esagerare, che poteva benissimo capitare in qualsiasi momento. Capisci, Borsari? Ai miei ritorni in famiglia io sono accolto come un estraneo. Mia moglie non mi parla che a mezze frasi. Mio suocero non mi rivolge la parola che in tono ironico. Mi si fanno trovare in casa facce nuove che non mi guardano. Come facce nuove? Quella cameriera? Benissimo, la cameriera. Come va che hanno mandato via quell'altra? E che ne so? E perché è venuta qui lei? Ma cosa vuoi che ti dica? Forse perché lei va meglio di quell'altra. Ah, sì, ci si accontenta così della prima che capita tra i piedi? No, non ci si accontenta per niente, perché hanno avuto ottime informazioni da parte della contessa Berli. La contessa Berli, vedi? Vedi come si fa presto a distruggere la pace domestica, voglio dire, la tranquillità familiare? Bastano delle ottime informazioni. Ma perché, scusa, quella ragazza, la Rosina... Sì, proprio lei. Ma così piacente, così... Ma non è possibile. Ci sono le prove. Una sua lettera intercettata da Silvio contiene frasi convenzionali confrontate col codice cifrato austriaco. Una così brava ragazza. Io... Sarà una buonissima ragazza, ma evidentemente non fa per noi. A capo di questa casa c'è un soldato, un generale, un uomo d'onore che ha una posizione delicatissima. E quella ragazza, prima di venire qui... era al servizio di una famiglia di tedeschi. E che razza di tedeschi? Ma ne sei certo? Mi sono informato. Aspettavo solo la conferma. Non ne dubitavo assolutamente. Per questo eri sempre così agitato, inquieto. Per questo è la più bella prova che io conosco bene quella ragazza, è questa. Che essa cerca continuamente di mettermi in cattiva luce. Ma questa è grossa. Guarda, questa è troppo grossa, Caribbio, e me la paga. Bellina è bellina però, innegabilmente. Sì, ma me la paga. Cioè, sì, te la deve pagare. Deve andarsene al più presto. Comodo. Non vorrei mica tenertela, spero. Ma non sono mica matto, altro che andarsene. Magari senza dirglielo brutalmente, facendoglielo capire con garbo. Sì, anche per non irritarla, sai. Con garbo. Ma sì, con garbo. Le buone maniere, guarda, non guastano mai. Tu la chiami gentilmente... Provi una scusa, che so, che è troppo giovane. Troppo bella. Che hai per casa un soldato intraprendente. Un genero idem. Le si fa un bel regalo. Ah, un regalo? Insomma, tu vuoi spedirla con tutti gli onori? Con onori o senza. Ma spedirla è questo che tu vuoi. Ma per il tuo bene, per il buon nome della casa. No, no, no. È troppo facile, caro mio. È troppo comodo. Tu sei troppo buono, sei troppo generoso. Ma in fondo basta che se ne vada. No, no, caro, basterà a te, ma a me no. Ma insomma che cosa vuoi fare? Io? Niente. Siamo d'accordo. C'è la legge. Poverino. Via, caro suocero. Cosa c'entra la legge? Un po' di generosità. Lo so che voi non militari vi lasciate facilmente vincere dalla compassione. Ma noi no. Noi tutti di un pezzo. Noi, quando c'è la patria di mezzo, non si transige. Né pianti di donna, né generosità di nobili cuori, né implorazioni di vecchi Ganimedi possono arrestare il fatale incedere della giustizia. Ma non vorrai... Io non voglio niente. Il caso oramai esula dalla mia volontà. Procedere alla perquisizione con ordine, calma e correttezza. Salvo ordine contrario, tutti gli abitanti della casa devono rimanere fermi dove si trovano. Le porte tutte chiuse a chiave. Fino a nuovo ordine, nessuno deve entrare, nessuno deve uscire. Tu e tu piantonerete quest'ala dell'appartamento. Gli altri, l'altra. Avanti. Signora, buongiorno.
Buongiorno, maggiore. Ah, maggiore. Ah, aprite! Fatemi uscire! Dov'è mio marito? Aprite! Ma non sentite che chiama? Impossibile, gli ordini sono ordini. Ma sono il genero! Cosa? Del generale. Spiacente, io sono il rappresentante dell'esercito di una nazione in armi. Di qui non si passa. Silvio! Ma è mia moglie! Ma... Anch'io ho una moglie. Tutti prima o poi abbiamo una moglie. Il fatto non c'entra. Ognuno deve rimanere fermo in attesa della perquisizione. Come? Come ci sarà una perquisizione? Ma sì, cara, sì. Pare di sì. Ma stai calma, tu. Ma se non posso uscire io, entra tu, Silvio. Ma impossibile, tesoro, perché la nazione in armi me lo vieta. Ma cosa accade? Cosa sta succedendo? Ma ti spiegherò poi. Ora sta calma. Scusi, abbia pazienza un attimo. Caro mio, notizie catastrofiche. Cosa ci parla? Il codice militare. Leggi, leggi. Articolo 3, primo capoverso. Articolo 7, secondo comma. Articolo 11, tutto. Oh, qui l'affare si ingrossa. Altro che ingrossarsi, straripa addirittura. E io so, sai come vanno a finire queste cose. Con i militari non si scherza. Io vedo già il plotone di esecuzione lì schierato contro quella povera figliola. Oh, hai qualche cosa di forte, di... Qualche idea forte, qualche progetto. Ma non, cognac! Quanto per... Prosi, prosi. Avanti. Entrate, entrate. Un'altra porta. Dove? Di là, vieni. Comunque, fra mezz'ora al massimo io dovrei riprendere servizio. Non si dia pensiero, la giustificherò io. E ora, caro maggiore, mi lasci solo. Agli ordini. Ci siamo. Vedo solo il generale. Ecco, adesso comincia l'interrogatorio. Lascia che veda io. Ma no, non c'è da vedere adesso, ma da sentire. E allora metti l'orecchio. Vabbè, metto l'orecchio, ma adesso non ci vedo più. Ma che importa? Che non ci sento neanche. Perché non parlano? Ma non lo so, forse magari parlano, ma sai, da questo orecchio sono anni ormai. Cambio che... orecchio! Peggio! C'era da aspettarselo, eh? Ecco perché ci teneva tanto che la copiassi io questa lettera. Ma l'idea della lettera fu vostra? Sì, fu mia. Io volevo dargli una lezione. Ma beh, io pensavo di combinare questo disastro, signor generale. I soldati in casa. I soldati in casa di un generale sono, come dire, di casa. E ha inventato tutta la storia di quelle frasi. E apposta mi suonavano un po' strane. Confrontate col codice cifrato austriaco. Ma io non sono una spia, signor generale. Come potrà dimostrarlo? Ma non importano dimostrazioni. Generale, capisce tutto. Sì, beh, certo, cose militari di guerra sono un po' la sua partita. No, affatto. Voglio dire che un generale capisce qualunque cosa, credo. E adesso io che cosa faccio? Sempre dell'idea di vendicarvi. Insomma, se si può. È troppo giusto. Il mio genero vi abbia fatto la corte, va bene, passi. Arrivare sino a promettere a vostra madre di sposarvi, e questo è davvero troppo. E adesso poi capirà sentirsi accusati così bassamente. Adesso non sento più compassione per nessuno. Adesso voglio che lo sappiano tutti. Non so darvi torto. Certo che dopo la bella notizia che mia figlia mi ha dato stamattina... Ah, che canaglia. E mia figlia stamattina mi ha comunicato che fra poco mi regalerà un nipotino. Un padre simile. Nipotino. Si capisce mentre diceva a me che mi avrebbe sposata lui. Ora finché quella poveretta non sapeva niente, finché si illudeva era tranquilla. Ma adesso, quando saprà? Perché questa volta deve sapere. Eh sì, perché dobbiamo punirlo. Eppure, che colpa ne ha lei? Che colpa ne ha quel bambino? Perché se lei non sapesse,
continuasse così ad illudersi che... Perché voi sareste così buone? Ma sì. Che colpa ne ha lei? Che colpa ne ha quel bambino? Forse un po' di colpa l'abbiamo tutti. No. Voi no, e io nemmeno. Ha ragione Filippo, io ho corso troppo e non ne vale la pena. Allora io potrei dire che... No, anzi, signor generale, io potrei fare... No, voi adesso non dite e non fate più niente. Voi avete già preso troppe iniziative. E visto che siete così buona, ora il comando delle operazioni lo assumo io, Crebbio. Non sento più niente. Lascia vedere un po' a me. Ma se non sento io... Staranno stendendo la sentenza. Ma cosa dicevano prima? Ma io ho sentito, il comando delle operazioni lo assumo io, Crebbio. La fucilano. Ma non dire stupidaggini. Che stupidaggini! Accidenti, era qua. Chi? Non so se mio suocero o il maggiore, ma non si sente più niente. Almeno deve essere in carcere a vita, povera figliola, in così tenera età. E adesso io che cosa faccio? Voi adesso dovete soltanto obbedire, ragazza mia. Siete condannata, faccia patibolare, sguardo moribondo, viso da vigilia di esecuzione capitale. Intesi? Visto che non avete saputo porre nulla a vostra difesa, considerato che siete rimasta impassibile di fronte alle gravi accuse rivoltevi, noi vi consideriamo a tutti gli effetti rea confessa e vi deferiamo immediatamente alla Suprema Corte Marziale. La Corte Marziale! Ho sentito! La fucilano! Un cognac no, subito! No, Borsani! Maggiore! Agli ordini. L'accusata, rea confessa, è da considerarsi in stato d'arresto. Momentaneamente la faccia condurre in cucina e ordini che la cucina venga piantonata. Sì, sì. Voi naturalmente preparate lo stesso da mangiare. Accompagnatela in cucina e piantonate la porta. Signor generale, la mezz'ora è scaduta e io dovrei riprendere servizio. Ma come è attaccato al servizio, lei? La perquisizione come procede? Tranquilla, ormai non resta che il salotto. Benissimo, e allora perquisisca il salotto. Io sì. E per il servizio? Ma è una mania che ha lei per il servizio. Se le dico che ci penso io. Agli occhi. Caribbio. Salve, Ambrogio. Salve. Salve. Tutto bene? Bene, bene. Attenzione, eh. Ma la prigioniera non ha mica cercato di evacuare? No. Occhi aperti, sai. Lo sai che l'ordine è di non lasciar passare nessuno? Sì, lo so. Ecco, attento. Ma neanche... se fossi io, per esempio, tu mi lasceresti passare, forse? No. Appunto. E se insisto, tu devi aprire il fuoco, come è l'ordine, vero? Sì. Ecco. Beh, buona continuazione. Fronte qua così. Ma Dio mio, potreste correre dei rischi. Ma è tutto per causa mia. Sì, causa sua di che cosa poi? Mi piacerebbe saperlo. Lo sapete di che cosa mi accusano? Lo so, sì. Se trovo quello che ha messo in giro sta voce della spia, se mi capita fra le mani e ci cambio le misure. No, state calmo. Sta fermo, sta fermo. Su piedi sul figlio del portinaio, sta fermo. State calmo. Calma un corno, calma. Lei con sta calma si è messa in mezzo a certi guai che... Adesso ci vado io a parlare col generale, va bene? No. Ecco, sono venuto a dirci questo. No, voi non andrete, non parlerete chiaro con nessuno.
Avete capito? State calmo, vi prego. Calma. Sì, se ve lo dico, le mie buone ragioni. Sta fermo. Ma dove, male? Dove? Se t'ho prestato l'elmetto, t'ho prestato. Se faccio male quei scarponi. Senta le sue buone ragioni, se le tiene stavolta, va bene? La comincio a ragionare con le mie. Ecco com'è. Sì, altro che... Vi prego, ci sono delle ragioni che vi spiegherò dopo. Ma come? Dopo. Ma poi lei mi dice sempre dopo, dopo e dopo non mi dice mai niente. Allora... Filippo! Ecco, andate, sentite, l'ingegnere vi chiama, andate. Filippo! Vengo, vengo! Calma, dai, vai. Qui, non si muove. Filippo! Ma sì! C'è chi può risolvere tutto. Chi? Adele, la contessa Berry, lei sa. Che sa? Tutto. Lei l'ha fatta venire qui e lei la toglierà da questo imbroglio. Adesso l'essenziale è cercare di farla venire il più presto possibile qui in casa. Capisci? Dove sarà cacciato Filippo? Filippo! Ingegnere! Duca di Ordini. Dunque, tu sai la contessa Berry, la conosci, eh? Sono un abitué. Ecco, bravo. Prendi la macchina, corri. Cerca di convincerla e portala qui al più presto possibile. Sì, sì. Chiaro? La macchina? No, la contessa Berry. La contessa, sulla macchina. Filippo, ti prego, non mi perdo del tempo. Devo... Vai! Vado subito. Papà, insomma, ci stanno buttando per aria la casa. Ma di neanche fosse Magenti il nemico, papà, io non... Quel Cadorna. Calma, calma, bambine mie, calma. Ma come, le figlie di un generale che si spaventano perché due soldati fanno il loro dovere. Adesso vengo io. Guardate bene dappertutto con attenzione. No, no, qui è inutile guardare, faccio vedere io, non c'è niente. Ma no, signor dottore. Aprite, aprite e frugate. Anche il più piccolo indizio può essere utile. Ma papà! Ma non sia mai detto che le perquisizioni in casa mia vengano fatte alla leggera. Ma qui si esagera. Ma trovi, Silvio, lascia fare. Se non si trova niente, meglio per te e meglio per tutti. Elena! Papà, insomma, dimmi cosa sta accadendo. Quello ti che prego. Fa papà è certamente per il bene, Silvio, della famiglia e forse anche della patria. Entrate, Silvio, in camera di Elena, tutte e due. Avanti, così. Caporale, spiantonate questa porta. Spiantonate quella porta. Dietro, dietro, dietro. Adesso, andate io. Ah, ecco qua. A cercare attentamente... Qualche cosa si trova sempre. Ma no, papà, guarda, sciocchezze, è roba mia privata. Esamineremo scrupolosamente. Quanti bei nastrini colorati. Vabbè, ma qui si cade nel ridicolo. Ma tu ti senti ridicolo, Silvio? Io no, affatto. Ma signor Maggiore, glielo dica lei, sono mentre le mie private, non c'è... Bisogna esaminarle. Tu potresti farlo per salvare qualcuno, ti conosciamo, tu sei troppo generoso. Caro Maggiore, le affido a lei, le porti di là nel mio ufficio. Papà! Ne riparleremo dopo. Credio. Ah. Perbacco, ma che attività il mio signor Cenero. Guardi qua, Silvio Tosi, ingegner Silvio Tosi, per Silvio Tosi, sono tutte per lui. Cosa ci troveranno poi di straordinario le donne? Ma è così grasso, eppure... Ecco qua. Signor generale, il cuore della donna è sempre un mistero. Sì, ma questa volta le paga per tutte. Non le pare già punito abbastanza? A me fa pena. Da un paio d'ore ha cambiato fisionomia, è stravolto, irriconoscibile. Un po' di compassione, signor generale. Tanto più che io fra poco dovrei proprio riprendere servizio. Vabbè, ma lei è fissato, sa, con il servizio. Perbacco. Ma questa calligrafia io la conosco. Caro Maggiore, ho ancora bisogno di lei. Senta bene. Che sta accadendo? Filippo ci ha detto che... Ma zitto! E allora? Cose enormi, inaudite! Intervenga lei. Io? La salvi lei. Ma chi deve salvare mia moglie? Ma ci sono qua io! Ma tu non c'entri niente! Ma sì, si chiarirà, vedrete. Ma è impossibile. E dov'è il generale? È dentro, ma è inavvicinabile. Vado io! Ma no, dove vai tu? Scusa. Non mi ascolta! Ne subisce la mia influenza! Allora. Chi avrebbe mai detto con quella faccia da saltare di lì, pure confessato? Il maggiore! Ah, che dica! E allora? La situazione è gravissima. Altre quattro frasi cifrate individuate nell'esame delle prime lettere. Contessa, vuol favorire? Eh...
conosce questa calligrafia? No. Eppure c'è chi giura che assomiglia straordinariamente alla sua. Effettivamente sono scritti che mi riguardano. Allora li ritiri lei. Meno circolano per casa e meglio è per tutti. Grazie, generale. Ma le assicuro soltanto delle lettere. Ah, e sono lettere d'amore, immagino. Perché non le ha lette? No, non amo violare il segreto epistolare. Poi, in fondo, le lettere d'amore sono tutte uguali. Comunque, il mio signor genero può senz'altro vantare a suo favore un'attività epistolare piuttosto intensa. Guardi qua. 6 pacchetti di lettere. E per ciascuno un nastrino di colore diverso. Per le sue, nastro violetto. Può avere un significato. Io le tolgo l'incomodo, generale. E la ringrazio. Non c'è di che. Ah, e tanti saluti a suo marito. Grazie. Lasciatemi passare! Devo parlare, lasciatemi! Papà! Non ti avevo sentito entrare. Cosa c'è? Papà, devo confessarti una cosa terribile. Quella lettera l'ho scritta io. Quale lettera? Quella delle frasi cifrate. Rosina non c'entra niente. Eccola qua, io l'avevo scritta e gliel'ho fatta copiare. Il solo colpevole sono io, lo giuro. Che nobile figura, quali parole oneste. Ma bravo, mascalzone. Volevo solo che Rosina se ne andasse via di casa. So tutto, perfettamente. No, tu pensi che quella poverina sia una spia? Non l'ho mai creduto, nemmeno per un solo istante, povero cretino. Non l'hai mai creduto? Mai! E allora tutta questa storia? Il maggiore, i soldati per casa, il processo? Per te? Che tu potessi vedere come in uno specchio la faccia da mascalzone che hai, la figura da cretino che stai facendo. Ma come sapevi? Il tuo codice cifrato lo lascio in giro per casa perché è scaduto. Scaduto? Sì, da 6 mesi. Cosicché tu hai montato tutta questa faccenda della perquisizione al freddo. Ma, papà, sei crudele, però. Così? Ma perché tu no? Povero Silvia. Sei sempre stato un burattino, e forse per questo piaci tanto alle donne. Ma questa volta stai per diventare padre. E sarà bene che approfittiamo dell'occasione per fare di te anche un uomo. In ginocchio. Come? Giù, in ginocchio, cretino. Adesso basta con questo cretino. Ripeti con me. Prometto e giuro che d'ora in poi... Parli, ripeti. Prometto e giuro che d'ora in poi... Agli ordini. Pardon. Ritiri pure la sua truppa. E riprenda. Riprenda pure il servizio. Signor sì. Avanti. Ripeti con me. Prometto e giuro che d'ora in poi... Prometto e giuro che d'ora in poi... Porca loca, che mangiata, vera? Che bella festa, però, eh? Ah, se la verità, va, signor generale, va. E come porta bene i suoi anni, eh? 62. 62. Beh, mica tutti in servizio militare, ma insomma, è un'età, eh? Va via dritto che sembra un parafulmine. Hanno finito? Sì, hanno quasi finito, sono al Brindisi lì. Adesso la tavola va avanti anche da sola, insomma.
Non c'è più bisogno di me. Così io ne approfitto per andare a cambiarmi. Intanto. Uscite? No, uscite, altro che uscire. Parto. Con la tradotta delle 5. La tradotta? Allora, andate al fronte. No, fronte, insomma. Lo sa com'è che succede con i compagni? Si discorre di tante cose. Oh, ma lo vedi, quelli là se ne vanno, tu resti qua. Bella figura che ci fai. Poi ti ridono dietro. E così uno decide e parte anche lui. Però se ne guardano bene da dare l'esempio a quei cari compagni che vi ridono dietro. Non ci avete pensato a questo? Ma un soldato è meglio che non pensi troppo, Rosetta. Se comincia a pensare, magari ci viene in mente che c'è anche paura. Poi, chiamano me, via. Altre bottiglie di sicuro. Ma ci danno dentro, stasera. Oh, scusa. Prego, no. No, ma prego. Il regolamento dice prima le donne e i civili. Ciao. Grazie. Buonasera, Rosetta. Buonasera. Sono venuto a salutarti perché so che te ne vai. Sì. Mi dispiace che... Che cosa? Niente. Buona fortuna, perché te la meriti. Speriamo. Se troverò altri padroni... buoni come loro? Ah, perché sei stata soddisfatta di noi? Soddisfattissima. Non lo fui del mio padrone. Un poco di buono. Tedesco. Guarda, guarda. Ma non serbo nessun rancore contro di lui. Nessuno. Vale così poco al confronto degli altri. Va bene, va bene. Hai ragione. Sai, Rosetta, mi hai fatto capire più cose tu in queste 2 settimane di quante non avessi capite prima in tutta la mia vita. Ti ringrazio. Silvi, ma cosa fai qui? Si aspetta solo te per il brindisi. E poi c'è la gran sorpresa per papà, il cinematografo. Dai, vieni, muoviti. Muoviti. Eccomi qui. Signore, signori, perdonate il ritardo. I miei impegni mondano professionali. Come va? Bravo, bravo. E auguri. Evviva il nostro festeggiato. Evviva. È una piccola cosa. Una piccola cosa, ma offerta con tutto il cuore. Grazie, grazie. Scommetto che è una pipa. L'ottava. Molti sinceri auguri. E auguri soprattutto al futuro nonno. Nonno. Sì, sì, Elena e Silvio hanno fatto le cose per bene, presto sarò nonno. Bravi. Bravo. Silvio. D'accordo, se un maschietto, padrino io. Se una femminuccia, madrina mia moglie. Speriamo sia un maschio. Papà, ora la grande sorpresa. Fra pochi istanti assisterai alla straordinaria proiezione del film Il Ratto di Giulia. Che noi tutti abbiamo preparato per lei. Il resto è intervenuto dal celebre De Pozzi. Venga, venga. Si intitola Il Ratto di Giulia e la Sabina con intervento del soldato Filippo. Filippo? Ma cosa c'entra Filippo? Io? Perché? Cosa c'entro io? C'entrate benissimo. Quando afferrate il commendator Borsari, ricordate? No, ma potevo fare a me. No, così ridicola quella. La balordaggine lì. Beh, io sono... parto, signor generale. Lo so, Filippo. E così, dunque, te ne vai anche tu? Sì, anch'io. Cosa vuole, quando si è comandati? No. Il tuo colonnello mi ha detto che sei stato tu a chiedere di unirti agli altri soldati che partono. No, io... ma... però c'è, siccome... hai forse bisogno di trovare delle scuse? Se anche mi dispiace che tu te ne vada, sono felice... avere conosciuto
Un bravo ragazzo. Grazie, signor colonnello generale. Vai. Vai, Filippo, buona fortuna. E porta a casa la ghirba. Papà, scusami, lo spettacolo sta per incominciare. Tutto pronto, vieni. Sì, vengo. Buio in sala e lo spettacolo comincia. Luce, fate luce. Silvio, che cosa? Oh, povero caro, ha tutta la guancia rossa. Presto, buio, che lo spettacolo incomincia a interessarmi. E già ora? Forse... Ma ci sono del bacio, soldato? Ma no. Per me è come se non ci fosse. Per esserci magari ci sono. E se permette ci vorrei fare i miei complimenti. Saprei di che cosa. Per come sta bene. E se non fossi una ragazza c'è una voglia di indossarla anch'io, una divisa così bella, importante. Già, ma siccome è una ragazza. E già, siccome sono... La mia ragazza. La tua ragazza. Allora è come se questa divisa me la portassi te. Come se al tuo posto ci fossi io. Sai quando mi hai detto che dovevi partire? E io ho capito che senza di te non ci potevo restare qui. Allora ho deciso di partire anch'io, ciao. Quando il signor generale ti ha stretto la mano, ho capito che fortuna era la mia d'aver incontrato un uomo buono, onesto come te. E che felicità sarebbe stata per una donna essere scelta compagna della tua vita. Io so di non essere che una povera cosa vicino a te. E arrossisco pensando che non ti meriti. Lo sai che io mi gonfio come un tacchino a sentir parlare bene di me. Sono già qui gonfio che sembra un'autoblinda. A finire che sciocchi. Poi bella figura ci faresti fare davanti alla sua fidanzata. A questo bel soldatino che parte per il fronte. Pronte? Sì, dico, insomma, quanto tempo deve essere vero? Oh, sai, questo fronte, io spero che vincerò subito, no, insomma, che vinciamo. Dai, ma cosa c'è? Sta mica lì adesso a pensare alle brutte cose, perché? La guerra è la più brutta di tutte le cose che si possono pensare. Ma sì, c'hai ragione, ma se c'è... E in fondo sono contento, sai, di essere al mio posto. Non saremo mai felici se fra tanti anni, voltandoci indietro, trovassimo vuoto quel posto qui. Ma neanche due minuti per scambiarci una promessa di fidanzamento. E dopo chissà per quanto tempo. Vabbè, ma poi dopo tutto questo tempo, quando è passato, altri due minuti per scambiarci una promessa di matrimonio. E in quattro minuti alla casa è bella che è messa su, no? Aspetta. Vuoi tu, Filippo Galavessi,
prendere in moglie la qui presente Rosetta. Ah già, Rosetta? Rosetta cosa? Presente Rosetta Baroni? Sì. E vuoi tu, Rosetta Baroni, accettare per marito qui presente Filippo Galavesi? Sì. Allora, a nome... adesso, quello che lei, insomma, vi dichiaro marito e moglie. Riesci sempre ad essere allegro, tu, anche nei momenti più... Ma disturbi la funzione. Adesso, Rosetta, te chiudi gli occhi. C'è la fanteria che vuole baciare la sposa. Se permetti, dai, chiudi gli occhi. Tienili chiusi, Ned, finché non torno. Sì. Dai, allora, sta zitta.